C'è una preghiera molto antica che dice: Signore, chissà quante volte tu per venirmi dietro ti stanchi e senti il bisogno di metterti seduto perché io proprio non ne voglio sapere di essere ritrovato da te, di essere ripreso da te, di essere ricondotto da te. Questo è un pensiero che ci deve far nascere un grande senso di gratitudine e di tenerezza, pensare che il Signore mi insegue quasi, quasi al punto di stancarsi, quasi al punto di perdere le forze e continuamente, continuamente è sui miei sentieri. Pensare che ogni tanto, se mi capita di sentirmi particolarmente lontano da Lui, magari se giro lo sguardo lo trovo seduto lì su una pietra o su un muretto, stanco ma non rassegnato. Allora chiediamo queste due grazie, le chiediamo per l'intercessione di Padre Pio che questo Vangelo l'ha vissuto, la grazia di non rassegnarci e l'altra grazia che se ci capita di allontanarci dalla grazia, di allontanarci da Dio, di allontanarci dal Signore. La grazia di renderci conto e di ricordarci che comunque Lui ci viene sempre dietro e che si stanca d'amore per noi, si stanca, ma non smette di volerci bene.